Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po. Oggi andiamo a visitare Luciano Milani, il vero artista dei presepi. Spiegaci questo presepe qua, visto che lo stiamo riprendendo. Ma sei tutto in dialetto, eh? Tu puoi parlare come vuoi. Io va, senti Leandro. Vai, vai. Allora Leandro, questo qua è un presepe stile arabo, fatto con tutto il materiale di recupero, polistirolo, compensato, cartone. Ecco, guardiamo anche i particolari. Queste palme qua le fate con pezzo di legno, qua già con il filo del sacco, e le foglie le fate tutte del cartone normale, carta normale, una per una. Questa da vernice, una per una. Ecco, la domanda è quanto tempo ci hai messo a fare una cosa così? Vabbè, se lavori sempre un mese e mezzo. Però, tu praticamente hai fatto, adesso ne guardiamo anche degli altri, un presepe l'anno fai più o meno? No, qualche commissione ne faccio altri quattro insieme. Sì. E le statuine le fate tu oppure no, queste? Le statuine, statuine vecchie che aveva a me in casa e io ho ricoperte tutte con la stoffa. Ah, gli hai fatto il vestito? Sì, ho fatto il vestito. Meraviglia. Guarda che è il soccorso. Ecco, la struttura è praticamente legno, polistirolo. Sì, sì, infatti tutti delle legno, polistirolo, lavorare. Questo è un altro, sempre stile arabo. Stile arabo. Però qua le palme queste io le compro, dito com'è che è diverse da quelle là. Dopo qua ho fatto tutto, ho fatto a mano tutti i tappeti, le porte, le ringhiere, dito tutte fatte col legno. Anche i tappetini. Sì, perché ti trovi mina tra roba lì, capire, bisogna ti fasci. Per dire il polso l'ho fatto sempre fatto artigianalmente, e il pan che era insomma, vedi che il pan là dentro, vicino alla donna, le pagnocche le ho fatte mie perché ti trovi mine. Ma questo in che anno l'hai fatto questo qua? Questo qua da 6-7 anni penso. Ma dopo li esponi oppure li tieni solo qua a casa tua? Questi qua sono stati qua. Ah vabbè, no, quindi forse siamo tra i primi che lo vedono. Allora tu ci dicevi che rimangono qua perché effettivamente portarli in giro smontandoli essendo molto delicati, esatto. Tutti in polistirolo. Ma qualcuno viene a visitarlo? Sì. Il tuo atelier, come ho detto, bello che questo qua invece è rurale. Qua però se l'ha fatto mio amico questo qua. Ah, questa è la concorrenza. Io in stradaccia ho fatto e dopo è stato lì. Praticamente sarebbe come la bottega di Leonardo da Vinci, sai che aveva tutti i suoi adepti. Bravo. Ecco, noi facciamo sempre un excursus sulle varie opere. Leandro, che se ti dà qualche idea, che ti bravi in qualche cosa, che cerchi anche di darlo al prossimo quel che ti sa, o no? Giusto. Non è sempre così, perché di solito qualcuno è geloso, però... Quel che mi manda e quel che posso insegnare, ben volentieri. Queste statue qua? Queste qua sono tutte statue compere. Belle. La mia collezione cambiata, perché tutto vedi che costa le statue. La natività. E dopo qua la famiglia che è il ciabattino, il nonno e la nonna con il suo presepietto là. Ah, che meraviglia! Quindi hai fatto una miniatura sulla miniatura? Sulla miniatura. Non ti chiedo neanche se l'hai fatto tu o l'hai comprato, questo l'hai fatto tu? No, è tutto, sai che qua è tutto fatto. Ma a te piace anche disegnare, colorare? Mm. Sei anche pittore? A me sono tutte le passioni. Ah sì? Questo l'hai fatto tu anche questo? Un tavolino, vedi tu che becle? Vai, le sedi. Questo bel ricamo anche, guarda qua. Meraviglia. Have you ever seen a snowflake dance in the middle of December? It's like an angel floating overhead, barely using their wings. It just rests on the wind, rides it down onto the ground. Allora qua hai preso un tronco e l'hai... un tronco d'olivo qua. Ma l'hai modellato tu? No, era così. Bello. È bellissimo questo. Eh sì, questo qua è veramente molto originale. Hai partecipato a gare, niente o... No.
Everybody sing Christmas, bringing joy to the world, to every boy and girl, goodwill and peace on earth. Have you ever seen a star light up the top of an evergreen? It's like the sun itself woke up and gave you a hug. A warmth comes over you. Luciano, tanto ti ringraziamo di averci fatto entrare nella tua, nel tuo atelier. Lo richiamo atelier. E che dire, complimenti, sai cosa? Chiediamo magari ufficialmente attraverso il nostro video al comune di Taglio di Po che ti riconosca uno spazio importante e soprattutto che ti riconosca un premio come artista del presepe a livello, mi allargo, europeo. Ah sì.